un Robert Owens, che non era liberale, attenzione, era socialista, ma Robert Owens inventa qualcosa di straordinario. Se io do più salario agli operai, gli operai lavorano di più, lavorano più volentieri, comprano di più e mi fanno guadagnare di più. Che poi la società dei consumi, la società dei consumi degli anni 50 e 60, Owen la anticipò nella metà dell'Ottocento, lo fecero fallire, New Harmony aveva fondato un'enorme attività economica, esatto, e quindi purtroppo il capitalista che vinse fu il capitalista spietato. Poi, col tempo, con le lotte dei lavoratori, con l'acquisizione che il consumo poteva favorire l'impresa, si arrivò alla seconda fase del capitalismo dei consumi, che è in parte nell'Ottocento, ad esempio all'epoca di Bismarck e Ferdinand Lassalle, e poi al dopoguerra con Maynard Keynes. Nel mezzo di queste due situazioni c'è la potente figura di Karl Marx. Karl Marx si pone tra il capitalismo benevolo, il capitalismo spietato e la ipotetica soluzione al capitalismo che sfrutta i lavoratori, lo dissangua, lo butta ai margini. Con un errore enorme compiuto da Marx, non capì che quello che lui diceva avrebbe avuto più fortuna nel XX e XXI secolo che non nel XIX. Il paradosso di Marx è questo, che profetizzò fuori tempo, cioè profetizzò il proletariato quando invece stava avvenendo la piccola borghesia e la media borghesia, ma a lungo termine profetizzò la crisi della media borghesia nei giorni nostri. Marx è più attuale oggi di quanto lo fosse nel passato. Io vi ringrazio e se volete sono disponibile a tutte le domande. Bellissimo, bellissimo. Intervenire prima, e lo dico adesso, che Smith già aveva sotto gli occhi alcuni esempi molto importanti, per esempio la Compagnia delle Indie. La Compagnia delle Indie era una compagnia e un'impresa che sostituiva a due stati, all'Olanda e all'Inghilterra, ed era un super stato, era la multinazionale dell'epoca che faceva affari in tutto il mondo e aveva centinaia di migliaia di dipendenti, creava le guerre a suo favore e a suo vantaggio e si faceva fare le leggi a suo favore e a suo vantaggio. Quindi Adam Smith non è stato un precursore, è stato uno che ha saputo leggere schematizzando già quello che era in atto comunque. Assolutamente, benissimo. Smith, e lui era internazionale, lui capì che il capitalismo era un fenomeno internazionale. Lo capì proprio nettamente. Poi i sociologi, Comte, eccetera, su questo fecero altre derivazioni, ma comunque non voglio allargare troppo il discorso. Vorrei aggiungere che non a caso ho detto la Compagnia delle Indie, perché la Compagnia delle Indie sopravvive tuttora attraverso finanze di vario genere e che è stata il motore che ha fatto scaturire centinaia di guerre. Non ci scordiamo mai le guerre in Cina, fra Cina e India, a proposito della divulgazione del consumo delle droghe, esattamente come sta facendo in questo secolo qua, e fa scaturire poi il decadimento dell'impero cinese e quello indiano. Sì. Scusami, allora hai fatto bene a fare questa domanda, perché io ho sottovalutato questo aspetto in verità, non l'ho tracciato quasi. Il nuovo colonialismo, che devo dire non è che il Mitte, sai, lo introduce nettamente, però all'interno della teoria internazionale di Mitte c'è questo che dici, c'è l'idea che il capitalismo si propagherà in tutto il mondo e quindi avverrà qualche cosa. Ma già era in atto da prima di Adamo Smith. Sì, sono d'accordo. Ma quello era un altro capitalismo. Attenzione, vedi, c'è il capitalismo del 600 che è un'altra cosa. Il capitalismo delle macchine, dello sfruttamento delle materie prime, il primo capitalismo era puramente predatorio.
Questo no, sfrutta le materie prime e le fa lavorare, è un colonialismo capitalistico, è una differenza abissale. Ecco, questo l'avevo sottaciuto, è così. Però attenzione a non fare del capitalismo del XVI secolo lo stesso capitalismo del XVIII secolo. Quello del XVIII secolo è l'Inghilterra che va in India, occupa l'India, domina l'India e gli piglia la seta, il cotone, eccetera, lo fa lavorare alle anderie di Manchester e fa denaro. Ma poi crea la triangolazione del commercio. Da una parte la rapina delle risorse di questi due superstati, in particolare ma non solo, lo sfruttamento dello schiavismo nelle coste della Liberia, come che trasporta nel continente americano sud e nord, e dal continente americano, dove invece già si era incominciato a fondare il capitalismo industriale, lo riporta in Inghilterra, i manufatti, creando questo circolo. Assolutamente, assolutamente. Ed è lo sfruttamento dei lavoratori in forma semischiavistica nelle loro terre schiavistiche, e poi li importano negli Stati Uniti, poi creerà la differenza tra nord e sud e la guerra di secessione. Che voleva dire qualcosa? Volevo semplicemente dire che nella mia brevissima esistenza io ho vissuto due grosse trasformazioni sociali. La prima, durante la guerra io stavo in Romagna e per un anno e mezzo sono stato sempre nelle case dei contadini di proprietà di mio nonno. E lì la terra veniva arata con antichissimi sistemi tirati da due buoi e l'aratro di legno con la punta di ferro. Dopo il 1945 mi sono trasferito in Maremma, dove i miei, assieme a alcuni parenti, avevamo una tenuta abbastanza latifondistica, e lì già erano in funzione le mie titrebbie. Cioè, nell'ambito dello stesso periodo, io ho vissuto, questo è la prima aspetto. Il secondo aspetto è quello più interessante. Io sono stato dipendente di una grossa azienda chimico-farmaceutica svizzera e nella mia esistenza ho vissuto dei cambiamenti sostanziali, per cui quell'azienda che era una si è fusa con un'altra, si è fusa con la terza, è diventata una grande multinazionale che oggi si chiama Novartis, mentre all'inizio si chiamava solo CIBA, Chemische Industrie Basel, quindi l'industria chimica di Basilea, e a un certo punto abbiamo visto una rotatoria di dirigenti che venivano dall'esterno, stava nascendo appunto la multinazionale, e i dirigenti che erano tutti gente del marketing, cioè la produzione non contava più niente. Nell'industria farmaceutica uno dei punti essenziali, a parte il fatto che noi avevamo dei laboratori di altissimo livello produttivo anche oggi, però chi comanda è il marketing, e quelli che gestivano l'industria erano uomini di marketing. Non a caso vengono mediaticamente create malattie inesistenti. Oltretutto per vendere gli soldi al prodotto. Il marketing comanda. Cioè viene il prodotto prima e poi dopo si crea la motivazione dell'acquisto. Nasce un prodotto chimico-farmaceutico, entra immediatamente in marketing, perché la produzione dice: guardate, noi abbiamo questo prodotto. Il marketing ti dice dove lo devi utilizzare. Un prodotto che potrebbe essere utile nella cardiologia, te lo danno per far crescere i capelli. È il nuovo capitalismo, è il nuovo capitalismo, d'accordo, perfettamente d'accordo. Paolo, Piero, volevo dire qualcosa? Se posso, sì. Io non avevo capito una cosa, perché io poi in questo non riesco a distinguere, professore, il fatto che dalla teoria marxista, che poi sono nati i sindacati, che adesso sarebbero anacronisti, perché c'era un senso in quel tempo dove non esisteva la legge, non esisteva niente. Il problema è adesso come mai i sindacati nati dalla teoria marxista si sono scagliati sempre verso quel capitalismo
produttivo, praticamente non il capitalismo dei colletti bianchi, cioè delle banche che hanno praticamente vissuto e di prepotenza sia sugli operai sia sugli stessi imprenditori. Perché mai non si sono mai scagliati sulle banche? Perché questi sindacati pagliacci si scagliano sempre verso l'imprenditore? Fanno? Non ho mai capito questo. Che perché cosa? Un sindacato non ha mai parlato male di una banca. Sono i sindacati interni che ci pensano. Sì, sì. Ma ci sono gli interessi talmente collusi. Sai, lì, vedi, lì vai una domanda interessante, però vedi le banche, se posso rispondere, a parte alcune banche che alle volte ci sono state, no, aspetta un minuto, il fatto è questo, che le banche trattano i loro dipendenti in maniera magnifica. Una volta, un mio studente asino, proprio asino completo, impiegato di banca, prendeva uno stipendio che non prendeva un alto funzionario dello Stato. Hanno la 14ª, soldi con tassi azzerati, mutui incredibili. Quindi perché deve protestare? È cambiato, non è più così. Lo so, perché ora siamo nel momento brutto. Guarda, la Deutsche Bank sta licenziando 23.000 dipendenti. Lo so, ma ora non parliamo. Ora è un momento che Dio sa dove va a finire. Veramente Dio solo sa dove va a finire. Questo ne parleremo all'ultima lezione. A mio avviso ci sarà una catastrofe economica nel mondo che non si è vista uguale. Perché qui, accenno solo, poi parleremo a tempo debito. Qui ci sono due cose che non si concilieranno. Primo, gli Stati Uniti vogliono il dominio del mondo. Sono finiti. Maniera netta. Sono finiti. Certo. Ma volete, gli Stati Uniti rischiano di saltare per primi. Certo. Quindi capite, quale sarà la prima cosa? Faranno prima la guerra, prima che saltano? Perché a mio avviso loro stanno inseguendo la guerra perché hanno paura di saltare. Capite? Io non ho scritto, qui ci sono persone che mi conoscono come me stesso, ho scritto una montagna di saggi sull'argomento, ora ne escono due tra giorni. Uno è questo, gli Stati Uniti hanno una crisi paurosa, si reggono sul fatto che fanno moneta a raffica, non so se mi spiego. Notizia di questi giorni, la gente non sa che negli Stati Uniti c'è uno sciopero del movimento operaio che va avanti da mesi all'interno delle fabbriche della Chrysler e della General Motors. Sì, sì, sì. No, ora dice che si sono messi d'accordo. No, non ancora. Comunque lì non c'è, è la struttura che non va. Questi vivono per il fatto che stampano dollari. Non è che hanno un'economia sana, stampano dollari. E rivendono la renta. Nel momento in cui non li dovranno più stampare, perché avverrà il momento, che succede? Veramente lo sa il padre Dio. Io veramente, credetemi, ho il terrore di quel che accadrà. Loro cercano per ora di far saltare la Russia, di far saltare la Cina, l'Europa, perché in un mondo destabilizzato, innanzitutto possono intervenire militarmente. E l'impresa americana degli armamenti è una che ha sempre sostenuto l'America. L'hanno sempre fatto. Per ora a livello terribile, a livello mondiale, c'è la Russia di mezzo, attenzione. No, ma c'è anche la Cina. Sì, ma la Russia, loro vogliono la guerra alla Russia, attenzione. Sappiamo tutto quello che qui non dobbiamo giocare. Questo è il nemico tradizionale. Lo so, ma la vogliono. Faranno degli scontri provocati per giustificare qualcosa di grosso. Stanno cercando con la Turchia, con l'Ucraina, stanno cercando la ragione del conflitto, la stanno cercando proprio. Anche nel Baltico. Sì, anche nel Baltico, esattamente, sì. La stanno mettendo le armi nelle zone baltiche, nella Turchia. Ma nel Medio Oriente non sempre alimentare attraverso il come? Nel Medio Oriente l'hanno sempre alimentata la guerra, no? Attraverso Israele, no? Non è un fatto, no? Da sempre, no? Quindi, però Israele si sta staccando ultimamente, sta portando avanti una politica. Chi? Israele, una politica estera. Si sono incontrati con Putin varie volte ultimamente. Comunque questo ne parleremo alla fine delle elezioni, giorno 13 di novembre parleremo proprio di queste cose. Professore, c'entra qualcosa anche
Ma quelli sono i servizi americani. Lì se sei un appendice degli americani. Ormai l'hanno capito tutti, forse la verità. In un anno non gli hanno fatto fare tutto. Arriva Putin, li ha distrutti. In tre giorni li ha fatti fuori. Ma in tre giorni li ha fatti fuori, ma dico, ma stiamo scherzando, ma stiamo giocando. È ridicolo, veramente. Va bene, se non c'è qualche altra domanda, concludo un attimo con il MIT. L'importante del MIT è di aver dato l'idea basilare di ciò che potrebbe essere il capitalismo, affidata a persone che amano la concorrenza, amano il benessere sociale moderato, amano il loro profitto moderato, eccetera. Ma come diceva giustamente Marx a proposito di Sismondi, le forze umane non amano la moderazione. Una volta che tu scateni il profitto ti prende la mano. Ecco, così vorrei concludere. Vitte ha commesso una limitazione, diciamo così, più che un errore, una limitazione. Non ha capito che se tu all'uomo dai la possibilità di profittare, l'uomo si scatena e non lo fermi più. Quello che stiamo vivendo, tutto ciò che stiamo vivendo ora, è che gli Stati Uniti, che sono il paese del profitto per eccellenza, purtroppo si sono fatti prendere la mano dal profitto e non riescono a fermarsi. E questo è catastrofico, catastrofico. A mio avviso dovremmo creare, e ve lo dico anche a voi amici, un gruppo di umani che capiscono qualcosa, direi filosoficamente, perché tu, è questa filosofia, cioè concezione della vita. Cioè noi non possiamo permettere al profitto di prenderci la mano e di rovinare l'umanità. Non possiamo permettere. Il cristianesimo aveva qualche ragione. Il cristianesimo aveva qualche ragione. Non sapete del cristianesimo? No, il cristianesimo, quello antelitico. Allora, mitraismo, diciamo, va. Mitraismo, chiamiamolo mitraismo, va. No, perché il cristianesimo? No, per carità. Non è mai stato un antagonista di queste cose. Certo. Attenzione, Il cristianesimo professore, il cristianesimo cattolico. Il cattolicesimo è una cosa, il cristianesimo è un'altra cosa. Io dico che sono due cose completamente diverse. Professore, l'America comunque si è formata sulla libertà. Il problema è che poi la libertà si è trasformata in questo. Ripeto, la libertà, se tu non gli dai un margine, straripa e diventa potenza. È onnipotenza. E purtroppo gli Stati Uniti. Guarda, tu sei stato negli Stati Uniti? Sei stato? Io sono stato 8 volte negli Stati Uniti. Sai che ti avviene quando sei negli Stati Uniti? Che capisci che è l'americano. Quando tu vedi i grattacieli, tu capisci che quelli che hanno quei grattacieli non possono avere la stessa testa tua che stai a Firenze con 2 piani bellissimi, armoniosi, eleganti, meravigliosamente artistici. Chi ha il grattacielo è un pazzo. Chi ha fatto i grattacieli è hubris, come dicevano i greci, va oltre l'umanità, vuole l'onnipotenza. Se gli arabi, no? I Kuwait, questi è la stessa cosa. Se dovessero fare qualcosa, la stessa cosa. Tu te ne accorgi quando vai a Chicago e vedi i grattacieli di Chicago, tu dici: no, gente che vive così non è come me. È pazza. Ti sembra di entrare nella preistoria, quando tu vedevi i dinosauri, i megadonti, capisci, i mammut, eccetera, eccetera. Sono con i megatteri enormi. È pazzesco. La prima volta che tu vai, tu quando torni in Italia, io ho dormito 48 ore per un trauma di ritorno, perché appena sono arrivato a Roma e ho visto la dimensione dell'Italia, mi sono sbandato la mia mente non ragionava più. Perché dopo stare 21 giorni negli Stati Uniti, tu ti abitui ad una dimensione, quando sali con l'ascensore, in un 5 secondi fai 200 metri. E quando arrivi sopra l'Empire State Building, a testa si sbatte così, perché è talmente la velocità che la testa si svuota. Ora, alle 10 di mattina sono ubriachi, bevono come pazzi.
nella strada vedi gente di 250 kg camminare come balle che girano, ma a decine, incontri proprio così, un paese incredibile, con una delinquenza pazzesca. La notte, se tu esci negli stati, nelle strade delle città americane, la notte, tu torni in albergo di corsa, perché il terrore, vedi i negri con le braccia così, girare a vanvera, con una violenza negli occhi che ti fa proprio, e la polizia quando c'è ti dice di andare a casa. Hai capito? Questa è l'America. L'America non è quella che noi vediamo patinata, no, no, l'America è terrificante. Poi c'è un'America dei piccoli borghi, bellissima, devo dire, molto serena, molto affabile, molto umana, molto cordiale, molto comunitaria. Ma c'è queste due facce dell'America, l'America del delitto e l'America del perbenismo, che non si incontrano. La notte tu non conci un bianco, la notte negli Stati Uniti non incontri un bianco, tutti neri, o indiani, o afroamericani, eccetera, eccetera. Sono tutti in balia loro e vedi scene pazzesche, insomma, veramente. Guarda, io la prima volta che sono stato, veramente, lo scene che ti raccapriccia, insomma, l'indiano pazzo che si mette dinanzi al negozio di sculture indiane e mima la Dea Kali, cose terrificanti, i negri che si mettono raccolti in un angolo e ti cantano le canzoni nere, nascosti per avere, capisci, una loro storia, una loro identità, terribili, cose negri distrutti dalla miseria, che girovano senza che nessuno l'aiuta. Non gli danno un penny, non gli danno niente, muoiono proprio di droga, di malattie, niente. Di degenerazioni morali, non gliene frega niente, camminano, le vedono, non gli... io davo le elemosine a queste, ma guardavano come dice, ma chi sei pazzo che mi dà le elemosine? No, questa è la verica, eh. Professore, allora io vorrei sapere, dopo 400 anni, visto che l'America è ancora così praticamente, e ci sono praticamente scontri fra etnie, allora l'integrazione è una parte. Ma che integrazione? Ma che integrazione? Bisogna andare negli Stati Uniti. Ma che integrazione? Ma che integrazione? Si sono integrati alcuni gruppi di italiani, alcuni gruppi di ebrei, alcuni gruppi di irlandesi, soprattutto gli irlandesi, ma gli afroamericani sono emarginati totalmente. I messicani sono gente che li prendono ogni giorno e li spediscono la sera. Li prendono ogni giorno 5-6 milioni di messicani passano la frontiera, ma vi rendete conto? Ma sono cose mostruose di cui nessuno parla. I messicani, per guadagnarsi da vivere, fanno la spola. Esattamente. Esattamente. Ma che incredibile, cose pazzesche, e nessuno ne parla. I delitti di omicidio e di droga sono proprio totali, proprio nella maniera totale. Dati ufficiali di l'altro ieri, 17.800 morti gang, all'anno in America. Sì, ma è assurdo, bisogna vedere le cose, ma si parla degli Stati Uniti, non lo si conosce, e poi c'è ovviamente che hanno in mano la stampa, la televisione, se fanno credere quello che dicono loro. È un paese terrificante, terrificante. Io non ci starei un mezza giornata, poi ripeto, ha delle belle cose, ha delle cose molto belle, eh? I musei sono fantastici, le biblioteche sono fantastiche, i giardini pubblici sono meravigliosi, i fiumi sono puliti, no, per carità, a ciascuno il suo, non so se mi spiego. Le cose estremamente, le piccole città sono bellissime, se tu vai a Seattle, a Pittsburgh, sono bellissime proprio, se sta magnificamente, sono città di 30-40 mila abitanti, eh. Ma se tu vai nelle grandi città, certo, è tutto lì. Ma di scambio di 40-50. Vabbè, ma di questo, ripeto, parleremo alla fine, perché tutto questo è dove è arrivato il capitalismo. Gli Stati Uniti sono la dimostrazione di dove è arrivato il capitalismo. Queste oggi erano le premesse, poi faremo la critica al capitalismo, la correzione al capitalismo secondo Maynard Keynes. E poi, che cos'è il capitalismo d'oggi? E sarà interessante. Grazie. Vabbè, Giorgio, speriamo che sia venuto. Lo mette sta cosa qua.
eh?